Efesini capitolo 5, verso 15. Dio è molto preoccupato per i suoi bambini, i suoi bambini siamo noi, e vuole darci un'intelligenza spirituale per poter vivere una vita che sia costruttiva, che sia sicuramente una vita buona, una vita bella per certi versi, ma soprattutto in vista di quello che è il suo regno. Quindi non ci vuole fare degli esperti manager del nostro sistema, ma vuole realmente che vivendo in questo mondo, vivendo le occasioni normali della nostra vita, possiamo imparare e crescere nella sua presenza, nel suo carattere. È un'esortazione che questa sera vogliamo fare nostra, in Efesini capitolo 5, verso 15. Guardate dunque con diligenza. Questa è una parola strana, diligenza. Qualcuno la traduce secchioneria. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi. Recuperando il tempo, un'altra versione dice approfittando delle occasioni, un'altra versione, forse la vecchia Diodati, dice ricomprando, come se uno dovesse comprare il tempo che ha venduto, che ha perduto, recuperare, quindi. Perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di capire bene quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Quindi potremmo chiamare questa breve riflessione di questa sera recuperare il tempo perduto approfittando delle occasioni. Però non so questa parola che cosa genera nella vostra mente. Recuperare il tempo perduto approfittando delle occasioni, perché chiaramente ci può essere una decodifica spirituale di queste parole, ci può essere una decodifica di carattere carnale, e lo vedremo brevemente assieme in questa riflessione di questa sera. Se ci fate caso, in quella parte della scrittura l'apostolo Paolo aveva appena parlato della luce, aveva parlato dell'essere figli di luce, aveva detto di lasciare la compagnia delle tenebre. Facciamo una specie di film del tipo Il Signore degli Anelli, c'è la compagnia dell'anello, là c'è. Nel nostro sistema c'è una compagnia che purtroppo cresce, è una compagnia delle tenebre, perché tenebre chiamano altre tenebre, e c'è il lato oscuro della forza. Questa sera sono cinematografico, Star Wars. Sono un vecchio appassionato di fantascienza, però lì dove sicuramente c'è una simbologia è importante capire che ci troviamo realmente in questa lotta tra il bene e il male. E noi cristiani siamo gli unici che in qualche modo possiamo tirare fuori una luce meravigliosa che non è la nostra luce, perché la nostra è una luce riflessa, e nel momento in cui la tiriamo fuori, nel momento in cui la sventoliamo, questa luce ha il potere di cacciare le tenebre. Ci credete? Ci credete che Dio è convinto che noi siamo le sue lampadine? Dico almeno le lampadine, poi possiamo diventare molto più grandi, i suoi fari. Dio ha deciso di illuminare il mondo e lo ha fatto attraverso Gesù, e questo ne siamo certi, una luce immensa è stata manifestata nel volto di Cristo, ma ora lo fa attraverso te e me, attraverso Cristo dentro di noi. La luce vuole rompere le tenebre fitte di questo mondo, e l'esortazione prima di questi versi proprio dell'apostolo Paolo era quella, se ricordate. Diceva: perché in passato, verso 8, eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce,
Nel passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Come a dire, tutto quello che di Dio viene fuori in voi è luce. Lo stesso Pietro, se ricordate, esprime un concetto del genere, come a dire, avete speso abbastanza energie come servi del male, come servi della ingiustizia, ora è importante che recuperate il tempo, è importante che diventiate servi della luce. Prima Pietro 4:3. Basta, nel senso vi è bastato, va bastò, come a dire, è stato sufficiente, ne avete combinati abbastanza quando eravate fuori dal progetto di Dio, quindi ora potreste cominciare a pensare di combinarne di meno. È questo che vuole esprimere così in maniera semplice l'Apostolo Pietro, anche lui. Vi è bastato il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie, nelle illecite pratiche idolatriche. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Vediamo quindi, ripartendo dal tema iniziale, recuperare il tempo perduto approfittando delle occasioni. Quali sono queste occasioni, fratelli, sorelle? Quando lo stesso Paolo parla del dono meraviglioso della salvezza, ricordate, questo verso è un verso, uno dei più belli, è uno dei più risollevanti, quando dice, infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio, alleluia, noi qua sicuramente rinasciamo. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. E qui cominciamo a scoprire qualcosa di bellissimo, che Dio non ci ha salvato sicuramente attraverso le nostre opere. Non c'è stato un momento in cui, dopo aver operato in una certa direzione, scattato il punteggio X che ti ha reso figlio di Dio. Anzi, ognuno di voi è dovuto passare attraverso la coscienza che le proprie opere morte non erano in grado di avvicinare Dio alla vostra vita, non erano in grado di comprare né un pezzettino né un pezzettone di paradiso. Abbiamo dovuto realmente scoprire che non c'era un sistema umano per meritare Dio e l'unica cosa che potevamo fare era quella di renderci conto di essere dei falliti per Dio, magari grandi uomini per il mondo, grandi maschere di buonismo, di perbenismo, ma di fronte alla santità di Dio, perduti lontani milioni di chilometri dalla giustizia di Dio. E lì abbiamo ricevuto questo dono meraviglioso, la salvezza, alleluia, questo dono bellissimo dell'amore di Dio. Ma Dio ci ha salvati per essere nostro Signore, quindi Salvatore, Signore, e per che cosa? Per delle opere meravigliose preparate dinanzi a noi perché noi le operassimo. Quindi salvati non dalle opere, non attraverso le opere, ma salvati da Dio per poi, attraverso la sua potenza, la sua capacità, compiere delle opere. Quindi la salvezza è un dono che diventa un'opera meravigliosa nella tua vita, che ti permette di compiere le opere di Dio. Che qualcuno potrebbe solamente vivere di rendita e dire io sono salvato, è vero, ma sei salvato non per essere solamente salvato, ma per essere un canale, per essere uno strumento, per essere un messaggero, per essere qualcuno che esprime il carattere di Dio. E il carattere di Dio si esprime non soltanto a parole,
ma si esprime a fatti e in verità. Ecco, opere vengono fuori dai veri cristiani. Quindi, se da una parte c'è tutto un progetto di opere meravigliose preparate da Dio perché noi le operiamo, dall'altra parte c'è un'altra dimensione, c'è un architetto terreno, carnale, diabolico che ha preparato un sacco di occasioni per la tua vita, le migliori occasioni a basso prezzo, per te, per me. Lui è l'ispiratore del male e lui ispira le opere cattive. Noi vogliamo vedere brevemente, riflettere brevemente su quali possono essere le occasioni cattive per non farle. Attenzione, non voglio farvi venire fantasie perverse, qualcuno che non ci aveva pensato, ah, questa occasione era buona, potrei... Vogliamo vedere le occasioni secondo la carne, che sembrano delle occasioni bellissime, ma sono delle occasioni letali per noi e per gli altri. E vogliamo vedere invece brevemente le occasioni che Dio ha preparato per farci recuperare il tempo perduto, per essere presenti a queste occasioni e a sfuggire alle altre occasioni, senza confondervi, attenzione. Occasioni, che occasioni si pongono dinanzi alla tua vita quotidianamente? Io credo che l'occasione più frequente per un cristiano è il dubbio. È una bella occasione quella. Non so se vi siete mai trovati in questa occasione. Circostanze, difficoltà, situazioni di ogni genere. Il dubbio è sempre in agguato. Io credo che il potere più grande del male non è nel distruggerci solamente, non è nel levarci i nostri soldi o la nostra salute, ma nel cercare di mettere, di insinuare il dubbio nella tua vita sull'amore che Dio ha per te. Il dubbio, l'incredulità è un po' all'origine della maggioranza forse dei peccati. Tutto quello che non viene da fede produce in qualche modo un fallimento. Il dubbio è una delle occasioni più gettonate, è una delle occasioni che incontriamo giornalmente, ma non vogliamo viverla. Tutto al più vogliamo vivere un dubbio alla Tommaso. Che significa? Una difficoltà a credere, una volontà di credere, ma con una difficoltà. Io vorrei credere, ma mi viene difficile. Dio ti aiuterà a credere. Ma se tu dici io non credo neanche se vedo, Dio non potrà aiutarti. Il dubbio è un'occasione da scartare. E così velocemente guardiamo altre occasioni che ci andiamo spesso a procurare nella nostra vita quotidiana. Occasioni di paura, situazioni in cui realmente la paura ci paralizza, occasioni realmente che ci vengono incontro ogni momento. E nella paura ognuno di noi reagisce in maniera diversa, l'abbiamo detto. La paura è una sofferenza, ma la paura ci può fare crescere, la paura ci può distruggere, la paura ci può portare a Dio, la paura ci può portare alla nevrosi. La paura può farci diventare coraggiosi di una forza soprannaturale, la paura ci può fare chiudere in noi stessi, cercando di difenderci, cercando di proteggerci, cercando di allontanare tutti quelli che ci possono minacciare. E poi è grave perché scopriamo che i nemici peggiori siamo noi. Ecco come ci fa allontanarci da noi. È un po' più difficile allontanarsi dagli altri, allontanarsi. Ma quando scopri che il nemico ce l'hai dentro, come ti fai ad allontanare? La paura è un'occasione da imparare a superare. Noi non la cerchiamo la paura. Certo, ci sono quei giochi in cui uno quasi quasi vuole fare il coraggioso, non so se voi capita, quella specie di sfida qua, buttati da là, quelle montagne russe che ti fanno entrare lo stomaco nella bocca. Ci sono modi con cui noi cerchiamo di dimostrare a noi stessi di essere coraggiosi, ma non è quello il coraggio vero. Ci troveremo in occasioni di paura, non ce le cercheremo.
ma lì è importante superarle, è importante non lasciare che la paura rimanga con un'impronta malefica nella tua vita, con un'impronta tremenda che ti distruggerà. Non possiamo approfondire. Occasioni. Quante volte abbiamo occasioni di metterci in mostra? È mostruoso. Ma capitano ogni giorno, tutta la società in cui viviamo è un po' basata su queste occasioni. Occasioni per entrare nel palcoscenico, occasioni per fare accendere tutti i riflettori su di te e dire: guardate, ci sono io qui, mi guardate bene? Sono il più, sono il più intelligente, il più grande, il più forte, il più fotogenico, il più. Quante volte poi cerchiamo queste occasioni? E spesso la realtà è uno stimolo forte e noi proprio per questo senso di inferiorità, per queste paure profonde, per questo senso di insicurezza è come se ci dovessimo mettere sempre in mostra, dovessimo fare vedere agli altri che siamo maggiori, più intelligenti, più furbi, più creativi, più di più. Mettersi in mostra è un'occasione che spesso non ci lasciamo sfuggire. Non so se voi siete come me, ma io tante parti della mia vita l'ho spesa in queste occasioni. E Dio ha dovuto lavorare, sta lavorando ancora per farmi capire che non è così che acquisiamo valore. Non è mettendoci in mostra con un cartello: guardatemi, sono più forte di voi, guardatemi, sono più intelligente, guardatemi, sono più spirituale, guardatemi, conosco la Bibbia più di voi, sono più. Non è un'occasione reale, perché è un'occasione che è pilotata dal nostro orgoglio, dalla nostra superbia. Io. Non so se vi è capitato mai, ma a me certe volte capitavano delle cose strane. Cioè quando all'inizio un po' della fede, c'è questa megalomania profonda, cioè ogni tanto si parlava di Dio, Salvatore, dice, ma stanno parlando di me, no? Era uno scherzo della fantasia, è ovvio che non stavano parlando di me, ma è come quasi quasi sostituirsi a Dio, è una cosa insita purtroppo nella natura umana, è quello che primo uomo ha subito, questo richiamo profondo del male che gli diceva: tu sarai come Dio, mio, un Dio sono. E questo ce l'abbiamo dentro, vogliamo essere un Dio, una Dea per le nostre. E invece lì questa è un'occasione di fallimento. E spesso sprechiamo un sacco di energie per dover essere questa grande persona, questa grande. Occasioni di delusione, anche quelle sono delle occasioni e spesso ce ne creiamo un alibi. Abbiamo parlato qualche volta, quindi non approfondisco. Ah, sono deluso, ah, tutte le ragazze sono così, ah, questo, quell'altro, per me non ci sarà mai. La delusione che ti ha incontrato è diventata amarezza, è diventato risentimento, è diventato tante altre cose. Queste occasioni le abbiamo subite, ma sono queste le occasioni che Dio sta chiedendoci di cercare, di vedere, di incontrare. No, vediamone ancora qualcuna di negativa per poi passare al positivo, se no qua vi spingerò tutti quanti alle occasioni strane. Occasioni di adulterio. Mio, un'occasione fantastica. Nel mio ufficio c'è una bonazza. Non mi lascerò sfuggire l'occasione. Questa è la logica perversa in cui viviamo oggi. È tremendo. Non mi lascerò sfuggire l'occasione. Tanto, ormai, oggi è normale, naturale. Quando si ama? Adulterio.
Io credo che veramente questo spirito sta cercando di distruggere anche le famiglie più unite, lo respiriamo nell'aria. C'è come un'occasione che dice: vieni, vieni, perché non fai? Perché? No, ma che c'è di male? Ma d'altronde sei qua, là, oggi ormai. Un'occasione. Ho perso un'occasione, potevo liberarmi di mia moglie. È ancora peggio adulterio spirituale. Non approfondiamo. Occasioni che sembrano venire lì, sembra che ti chiamino e ti dicano: prendimi, prendimi. Sono occasioni che diventano ancora più forti per il cristiano. Vi sembra strano? Come ancora più forti? Sì, ancora più forti. Proprio perché il cristiano è qualcuno che viene portato alla libertà. Ma libertà poi per fare la scelta di Dio. Dio si aspetta, non libero per la carne. Siete stati chiamati a libertà, siete liberi realmente, ma liberi per incontrare le occasioni di Dio. Quindi dicevo, occasioni di avarizia, occasioni di furto. È una bella occasione. Non me la posso lasciare sfuggire. Nessuno se ne accorgerà. Nessuno. Che bella occasione. Ma sapete quanto tempo noi vogliamo recuperare con queste belle occasioni? Tempo di lavoro, tempo di sacrifici, tempo. Recuperiamo subito. Ci sono troppe occasioni che noi consideriamo buone, ma non sono le occasioni di Dio. Questo è meglio perderle che trovarle. È importante che la tua vita abbia chiara questa visione di tante opere preparate dal diavolo dinanzi a te perché tu le operi, perché tu ti avveleni un po' di più di amarezza, di rabbia, di impurità, perché tu ti possa arricchire sempre di più di immondizia. Purtroppo è questo il suo lavoro. Perché è uno che ragiona della serie male comune, mezzo gaudio, quindi lui sta male, lui è disperato e vuole renderci disperati. Lui è nella mente di chi si meraviglia. Ma come? Non ti piace il veleno? Ma come? Ma come? Vuoi rimanere fedele a tua moglie nel 2005? Ma è una cosa anacronistica, è una cosa che non esiste più. Ma come? Vuoi perdonare? Ma che fa scherzi? Ma come? Ci sono tante opere negative preparate dinanzi alla tua vita. E il diavolo cercherà di portarti a quelle opere per distruggere te, per distruggere la luce che c'è in te, per distruggere la luce che tu emani nella tua famiglia, cercherà di coprire la tua luce attraverso tutte queste opere malefiche e così anche occasioni di falsità. Già la parola si spiega da sé. Occasioni di blasfemia. Dice: ma come i cristiani bestemmia, non è il problema della bestemmia. Mi ricordo che c'era un comandamento che diceva non nominare il nome di Dio invano. Ma lo ricordate? O l'avete cancellato? Che significa mettere Dio dove Dio non c'è? Attribuire a Dio tante cavolate che sono nostre e farle nel nome di Dio. E se Dio potesse parlare direbbe: basta, non nominare il mio nome, non distorcere la mia immagine, non fare cose nel mio nome che non riflettono il mio carattere, la mia santità. Non mettere il mio nome alle tue porcherie. È meglio che le chiami col suo nome, sono più contento, perché almeno le persone capiranno quello che viene da me
è quello che viene invece dalla carne. Occasioni di omicidio, e non nel senso che uccidiamo qualcuno, ma possiamo uccidere in tante maniere. Possiamo cancellare dal nostro libro dell'amicizia le persone, dire ti cancello, per me non esisti. L'odio è profondo nel nostro cuore, solo la medicina di Dio ci permette di amare. Ma andiamo verso la parte finale di questa mini riflessione questa sera. Recuperare il tempo perduto approfittando delle occasioni. Fratelli, sorelle, Dio ha delle occasioni meravigliose davanti alla tua vita, su tanti piani. Il primo che mi viene in mente, Dio ha tanti appuntamenti preparati con te per parlarti. Sono occasioni belle queste? Sono belle se ti presenti, se non rimangono occasioni mancate. Dio vuole avvertirti, Dio vuole parlarti, Dio vuole comunicarti il suo cuore, Dio vuole proteggerti da qualche cosa che sta per avvenire, Dio vuole che tu sia accanto a Lui ad ascoltarlo, un'occasione importante per essere insieme a Lui, perché tu possa superare la difficoltà che sta avvenendo, perché tu possa essere preparato ad affrontare quello che sta per succedere, perché tu possa essere cosciente di quello che Dio ha preparato. Appuntamenti celesti, li vogliamo chiamare così, occasioni in cui Dio si presenta con tutto il suo amore. E noi invece, fischiettando, siamo un po' assenti, approfittando delle occasioni, perché i giorni sono malvagi. Questa è un'affermazione forte, i giorni sono malvagi, ma che significa? Dice, ma oggi non è stata una giornata malvagia. Noi lo usiamo come terminologia, come dire, tutto sommato non mi è andato tanto male. Ma questo è solamente sopravvivere. Dio ha previsto una vita intensa, piena. Piena di Lui nella tua vita. E solamente incontrare le occasioni di Dio farà sì che la tua giornata non sia all'impronta della malvagità o della inutilità. Tante volte malvagità è semplicemente inutilità. Ci sono quelle giornate in cui proprio non abbiamo concluso niente. Non so se vi capita. Io credo che Dio voglia parlarti questa sera. Ci alziamo in piedi. Non sento di andare molto oltre, ma sento che lo Spirito Santo sta chiamando ognuno di voi a una nuova comprensione, a intendere bene quale sia la volontà di Dio, a comprendere bene quello che Lui sta chiedendovi, ad essere ai Suoi appuntamenti, a fare i rifornimenti che Lui ha previsto. Anche lì è importante, noi siamo delle macchine in qualche modo, abbiamo bisogno di carburante e non possiamo fare benzina una tantum. Abbiamo bisogno di mettere più spesso benzina nei nostri motori. Abbiamo bisogno di cogliere quelle occasioni belle che Dio ci dà. E io benedico Dio per quelli che lo comprendono e che cercano di non mancare a queste occasioni. Ma non di non mancare perché poi il pastore gli può dire, ah, sei mancato, ah, perché non sei venuto. Non è questo, non è per la gratificazione o per l'apprezzamento umano, ma perché le occasioni che Dio ci dà sono occasioni in cui la sua presenza, la sua gloria può venire in noi, in cui qualcosa di Lui ci viene trasmesso.
Ecco perché i cristiani, quando vivevano insieme, crescevano in una maniera fortissima nell'amore, nella pace. Perché? Perché lì c'erano occasioni continue di attingere a Dio, e poi, stando sempre insieme, o attingevano a Dio o facevano scontri di quelli pazzeschi. Noi intanto ci vediamo, poi ci isoliamo. Invece lo stringerci insieme ci renderà più problemi da una parte, ma ci costringerà a scoprire l'amore di Dio. Fratelli, ci sono tante occasioni. Spesso parlo con qualcuno che mi dice: ma a me non mi capita mai nessuna bella occasione. Non è possibile! Non è possibile! Certo, se bella occasione significa qualche cosa da fregare, qualche cosa... Ma se bella occasione significa le occasioni che Dio ha preparato, le opere che Dio ha preparate, io ti dico, ci sono tante opere, tante occasioni che puoi prendere questa sera proprio per te. Mi viene un'immagine e concludo. Nei giochi umani questo lo comprendiamo. Ci sono quei giochi anche a tappe, dove uno si ferma là, prende, fa rifornimento, compra, eccetera, eccetera. Ci sono delle tappe, dei passaggi obbligati in qualche modo. La nostra vita è così. Se noi non cogliamo le occasioni di Dio, noi arriveremo sempre in ritardo, ma non in ritardo nel senso di orario, arriveremo sempre quando Dio è andato via. È come una fidanzata che dà un appuntamento al fidanzato e poi si presenta sempre un'ora dopo, e questo fidanzato arriva là, poi a un'ora meno cinque se ne va e dice: ci sono tante occasioni, e beato te se imparerai a riconoscere queste occasioni, occasioni di comunione fraterna, occasioni di preghiera comune, di intercessione, occasioni di servizi agli altri, occasioni, opere preparate da Dio, che lo Spirito Santo sta dicendo: chi le opera? Sono qui, sono pronte. E spesso un velo malefico scende e noi non le vediamo. E non vedendo le belle occasioni di Dio, standocene lì con le mani in mano, come qualche uomo di Dio di nostra conoscenza, cominciamo a notare cose che sarebbe meglio non notare. Cominciamo a vedere che la moglie degli altri è più bella della nostra. Cominciamo a vedere che la roba degli altri è migliore della nostra. Cominciamo a vedere tante cose e cominciamo a vivere invidie, gelosie, contese. Cominciamo a lamentarci, cominciamo a distogliere i nostri sguardi dalle occasioni di Dio e cominciamo a concentrarci sulle nostre occasioni mancate. Recuperiamo il tempo perduto, fratelli, approfittando delle occasioni di Dio. Dio ti parlerà nei prossimi giorni, ti farà vedere delle occasioni. Entra in quelle occasioni e vedrai che è come una specie di caccia al tesoro. Più tu entri in quelle occasioni, più ti avvicinerai al tesoro. E poi da lì un'altra occasione, e da lì un sorriso a tuo padre, a tua madre, una carezza a tuo figlio, un bicchiere d'acqua al tuo fratello, un invito a cena, una preghiera insieme. Tante occasioni preparate per te, se tu le riconosci, ti porteranno al centro del progetto di Dio. Approfittiamo di queste occasioni e non permettiamo che la malvagità che ci circonda ci levi questa possibilità e ci porti poi a vivere di occasioni malefiche di gratificazione, e a cercare compagni di sballo più che di amore vero, profondo. Vogliamo pregare insieme. Amen. Signore, grazie perché tu hai preparato delle occasioni meravigliose per la vita di ognuno di questi miei fratelli e per la mia, Signore. Io ti prego questa sera che possiamo essere in grado di capire quelle occasioni tenebrose e di allontanarci, di fuggire dal male, di rifiutare il male in tutte le sue forme.
anche quelle più sottili. E ti chiedo questa sera una capacità nuova in ognuno di noi per operare le tue opere, Signore, quelle per cui siamo stati creati, per entrare nella tua perfetta volontà, Signore, per compiere.